copre la targa onomastica. Prego fra Antonio Belpiede di impartire una piccola benedizione. Lo facciamo dopo, va bene. Allora iniziamo la scaletta degli interventi pregando il sindaco, l'ingegner Pompiglio, a salire sul palco. Grazie Antonio, grazie a tutti quanti per essere qua. Oggi è un giorno speciale, intanto voglio anch'io associarmi ai saluti ai commenevoli di rito. Ringrazio chiaramente padre Antonio Belpiede, il direttore di Casa Sogno della Sofferenza, il colonnello dell'arma dell'aeronautica, la famiglia Brunatto che è qui presente insieme al nipote e insieme ai due nipoti, credo, no? Il figlio e quindi il nipote di Brunatto. Sì, la figlia. Diciamo che i rapporti parentelari di parentela credo che sono salvaguardati. Oggi è una giornata speciale perché si intitola Una strada a un grande figlio spirituale che ha difeso strenuamente, è stato il più grande strenuo difensore insieme al nostro sindaco, il compianto Morcaldi, nella difesa di un uomo che era stato messo all'angolo da poteri anche forti all'interno del Vaticano. C'è stato, lasciatemi passare il termine, un anticristo che in qualche maniera creava ostacoli di tutti i tipi. Brunatto è stato mandato in qualche maniera, veramente è la bontà del Signore che sulla strada di Padre Pio ha fatto arrivare quest'uomo che casualmente, venuto a conoscenza dell'esistenza di questo frate, si è avvicinato alla montagna sacra del Gargano, ha avuto il contatto con Padre Pio e non l'ha più lasciato. Era un uomo sicuramente, come tutti quanti gli uomini che hanno una storia, forti, con una vita alle spalle anche rocambolesca, perché era un uomo che ha fatto di tutto. È un uomo che, proprio dalle mille risorse, l'uomo che serviva alla causa di Padre Pio. E insieme a Morcaldi hanno fatto questa forza d'urto su cui in qualche maniera cercava di far rimbalzare tutti gli attacchi che erano concentrici in quel periodo sulla figura di Padre Pio. Addirittura Brunatto non si è fermato alle stanze vaticane, ma è andato oltre, voleva portare la questione di Padre Pio all'ONU. Perché voleva dimostrare al mondo che erano stati lesi i diritti fondamentali dell'essere umano, non soltanto del sacerdote. Poi chiaramente Padre Pio non l'ha permesso, la storia poi è nota a tutti. Noi come città di San Giovanni Rotondo ringraziamo veramente il Padre Eterno che ci ha mandato sulla strada a San Giovanni Rotondo Brunatto, perché ha permesso poi quella grandezza non solo di Padre Pio, ma quella grandezza dell'opera che è riuscita a realizzare su San Giovanni Rotondo, di cui oggi Gruppi ne è direttore responsabile momentaneo, si spera per molto tempo. Un'opera che è sotto gli occhi di tutti, è diventata grande grazie
grazie a uomini come Brunatto che hanno creato le condizioni affinché potesse decollare. E già all'epoca con il bonifico che fu fatto, diede la possibilità concreta di poter iniziare a mettere quelle prime pietre che servivano poi per far sviluppare tutta l'opera di Casa Sollievo della Sofferenza. Come città noi ci stiamo organizzando e questo è il primo momento pubblico di riconoscimento, non è il primo momento pubblico di riconoscimento, diciamo, è il primo tassello di un percorso che continua, perché abbiamo fatto, specialmente durante, da quando mi sono insediato io, abbiamo fatto già una serie di incontri tematici sulla figura di Brunatto, e voglio veramente ringraziare anche il professor Augello, che ha scritto un libro bellissimo. Facciamogli un applauso, perché davvero ha permesso un momento di riflessione forte sulla città, l'abbiamo fatto a Palazzo di Città, e quindi è un percorso di coinvolgimento culturale della nostra comunità che deve portare alla sottolineatura di questo importante uomo, fondamentale nella gigantesca figura di Padre Pio e nelle opere che è riuscito a realizzare. È il primo tassello visivo da mettere in città, perché oggi fra qualche giorno, ma credo che già sia stato intitolata la strada, questa è soltanto la scopertura ufficiale, sia già presente nei GPS e in quant'altro la via Emanuele Brunatto a San Giovanni Rotondo. È già un primo riconoscimento. Noi abbiamo però intenzione di pianificare un qualche cosa di più importante, perché vorremmo verificare la possibilità di fare il trasferimento della salma di Emanuele Brunatto dal Verano a San Giovanni Rotondo. Ma questo lo possiamo fare nel momento in cui abbiamo costruito un contenitore che possa essere degno di accogliere le spoglie mortali di un così grande figlio spirituale. Oggi non abbiamo ancora questo contenitore. L'idea è quella di fare come in tutte quante le città importanti, un cimitero monumentale, una zona dove poter accogliere tutti quanti i figli spirituali che hanno espresso la volontà di essere sepolti accanto in un cantuccio di terra come Padre Pio aveva chiesto per se stesso. Con questa promessa e con la speranza che non è immediata, ma con la speranza che nel giro di poco tempo, tempi politici non sono sempre brevissimi, e poi chiaramente avendone la possibilità, sicuramente sarei onorato se fossi io ad accogliere i resti mortali di questo grande figlio spirituale che il Signore ci ha donato non solo a Padre Pio ma anche alla nostra città. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Luigi Pompilio. Intanto pregherei di salire sul palco, non me ne vorrà, Fra Antonio Belpiede e anche Mariano Di Vito, Fra Mariano Di Vito, che è appena arrivato, presidente della Fondazione Voce di Padre Pio, se vuole salire per fare un saluto. Fra Mariano. Buona giornata e pace bene a tutti. Io porto anche il saluto del fratello guardiano Fra Carlo, che oggi è impegnato a Pietrelcina per un ministero pastorale, e anche di tutti i frati del nostro convento di San Giovanni Rotondo. Io sono l'ultimo arrivato, quindi il meno indicato forse per parlare, ma mi fa piacere, ho sentito le battute ultime dell'amico Luigi, il sindaco di San Giovanni, mi fa piacere sempre parlare di persone che sono state vicine a noi frati, i momenti belli e i momenti brutti.
Gli amici nei momenti belli ne sono sempre tanti, allora come adesso. Gli amici invece nei momenti difficili sono sempre pochi. E accanto ai grandi, grandi nella cultura, grandi nella scienza, come grandi nella fede, come Padre Pio, ci sono altri grandi uomini che non nascono grandi, ma che diventano grandi. La vicenda umana di Emanuele è una vicenda ricca di chiaroscuri, ma accanto a Padre Pio, lo sappiamo, è stato fulminato dalla forza di quello sguardo, di quelle parole che lui ha ascoltato nella sua prima visita a San Giovanni. Il cuore dell'uomo è insondabile, soltanto il Signore sa cosa c'è dentro di noi, ma a me piace ricordare in questo momento, anche plaudendo all'iniziativa del Comune di San Giovanni Rotondo di titolare una strada a Emanuele Brunatto, noi nel nostro convento, all'interno, la parte non visitabile diciamo, nel nostro convento abbiamo tutti gli amici di Padre Pio, accanto ai santi, a San Francesco, a Santa Chiara, a Sant'Antonio, a San Bonaventura, c'è anche Emanuele Brunatto, che santo probabilmente non era, ma certamente appartiene a quelle persone che ci stanno a cuore, che sono stati accanto a una persona che in quel momento aveva bisogno di amicizia, andando a bussare qualche volta anche non con delicatezza, ma con forza a tutte le porte, anche ai portoni, quelli che venivano chiamati allora i sacri portoni dei sacri palazzi. E quindi grazie a questa iniziativa da parte nostra appoggeremo, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, io parlo a nome personale per il servizio che svolgo qui nella Fondazione Voci di Padre Pio, a tener viva la memoria di questi grandi amici di Padre Pio. Già nel passato abbiamo pubblicato profili, iniziative, vedremo di fare ancora di più e meglio, anche perché la storia e gli studiosi devono fare la loro parte, perché la storia di Padre Pio non è terminata, non siamo noi certo a mettere il punto finale su questa vicenda meravigliosa, intricata, dove c'è tanta parte di Dio, la stragrande parte del dito di Dio, ma c'è anche tanta parte degli uomini, e negli uomini ci sono grandezze e debolezze. Quindi da parte nostra l'impegno a continuare ad approfondire, perché la luce di questo grande figlio della nostra terra del sud possa risplendere sempre di più. E anche, e termino, un esempio che facevano qualche tempo fa alcuni biografi di Padre Pio: siamo abituati alle grandi stelle che sono belle e luminose, a noi piace vedere Padre Pio come una grande costellazione dove non c'è una stella soltanto, lui è una stella luminosa, ma questa stella luminosa ha permesso che intorno a lui sorgessero altre stelle di luminosità diversa, perché ogni stella, dicevano gli antichi, differisce da un'altra stella, e Emanuele Brunatto certamente appartiene alla costellazione di Padre Pio, ha messo la sua parte, il suo tassello, e noi, oltre alla gratitudine per quello che ha fatto, permettetemi anche di dire, come frate, come sacerdote, come amico degli amici di Padre Pio, di continuare a pregare per lui, perché il Signore possa dargli il premio che lui ha desiderato. E penso che se Padre Pio sta sulla porta del paradiso per attendere tutti quelli che entreranno, certamente non se ne andrà se prima non vedrà accanto a sé l'amico Emanuele. Grazie e buona giornata. Grazie Fra Mariano, chiedo anche all'amico Fra Antonio Belpiede di intervenire per un piccolo intervento, grazie. La storia d'Italia, dopo 150 anni, gira il mondo come un patriota, perché amo l'Italia, nonostante i suoi peccati, i nostri peccati. La storia d'Italia non sempre ha avuto momenti felici di relazioni fra la Chiesa e l'autorità civile, per cui congratulazioni al sindaco e all'amministrazione di aver scelto, per aver scelto per questo evento così bello, la festa, sostanzialmente il 22, siamo già nella festa di Padre Pio, che è quasi un evidente rispetto, è una fusione simpatica del momento religioso di quello istituzionale, perché non è la Chiesa Cattolica evidentemente, ma le città d'Italia, le loro amministrazioni che attribuiscono le strade a uomini o donne che hanno meritato questo onore. Quindi grazie e complimenti. Mi veniva in mente stamattina...
Una frase è attribuita, ma è incerta, a Marco Tullio Cicerone: senatores boni viri, senatus mala bestia. Cioè, lo capite tutti, me lo dico per le piante: i senatori sono uomini buoni, ma il Senato è una brutta bestia. Per la Chiesa Cattolica è il contrario. La Chiesa nel suo insieme è santa, anche se Sant'Agostino, che non aveva paura di nessuno, no, magari non doveva fare carriera, diceva che la Chiesa è casta meretrix, cioè casta e meretrice. Ci sono dei sinonimi più popolari, voi sapete cosa vuol dire meretrice. E tuttavia, con la Chiesa nel suo insieme è santa e alla fine prende decisioni sante, alla fine quando decreta la santità di qualcuno non si sbaglia. Però nell'itinere, nel cammino, ci sono uomini di chiesa che sono veramente del male bestie qualche volta. Padre Pio ne ha incontrati tanti. C'è una lunga tradizione, chi ha tradito Gesù era uno degli apostoli, non un estraneo. E così nella storia della Chiesa c'è sempre fra gli uomini di Dio qualcuno che, al di là della facciata, dell'abito di uomo di Dio, di donna di Dio, si comporta in maniera contraria alla volontà di Dio. E Emanuele Brunatto è stato l'uomo che Dio ha scelto non soltanto, come dice suo figlio, c'è questo libro bellissimo che è uscito, era anche giusto che fosse così, l'edizione francese per adesso, ma già il mio fratello Mariano ha detto che c'è una grande visione per crescere nello studio e anche nella diffusione di opere sul Padre Pio. L'edizione francese di queste memorie del pubblicano, Le Publicain, così amava chiamarsi Emanuele, che si chiama Padre Pio Mon Père Spirituel, semplicemente. Non soltanto, primo livello, Emanuele Brunatto è stato un uomo salvato dalla misericordia di Dio, come suo figlio dice con gioia, con la profonda fede cristiana che lo caratterizza, ma è stato il campione scelto da Dio per difendere il suo campione. Vedete, nel Vangelo di Luca, che è più mite degli evangelisti, è scriba mansuetudinis Christi, e lo scriba l'evangelista della mitezza del Cristo, però è tosto San Luca, perché la teologia della liberazione uso in maniera estemporanea uso questa frase, non focalizzandola nella Latino America e l'esperienza degli ultimi 40 anni. Questo sovvertimento dei valori ha rovesciato i potenti delle troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Questo è il cantico della Vergine Maria. Altro che pietismo, altro che medagliette. Sì, va bene, ma è troppo poco. Dio ha fatto questo nella vita di Padre Pio prendendo il pubblicano, ieri abbiamo celebrato San Matteo, un altro pubblicano, un peccatore, Emanuele, e facendone un uomo giusto, giustificato, purificato, pieno di grazia, difensore formidabile del santo di Padre Pio. Fate un applauso a Emanuele Brunatto, adesso ci vuole. No? L'ultima considerazione, che coinvolge anche la Casa Sollievo della Sofferenza. Io credo che negli ultimi anni degli eventi provvidenziali stiano perfezionando la nostra visione, ci stiano portando avanti nella comprensione integrale del carisma di Padre Pio. Occorre passare dalla devozione alla spiritualità, perché la devozione è una cosa buona. Meglio un devoto, certamente, che uno che fa cattivazioni. Ma la devozione non è ancora spiritualità, perché la devozione molte volte rischia di fermarsi all'icona, al santuario, alla celebrazione intimistica del sacramento e non diviene intervento nella storia. Emanuele Brunatto non era un devoto, era un cristiano, perché la sua devozione è diventata forza, intervento nella storia, lotta. Col coraggio di Davide, non solo con la pietà del devoto di Padre Pio, ha lottato contro i sacri portoni per dire: ma che state facendo? Così si va riscoprendo integralmente il carisma di Padre Pio. Ho due segnali degli ultimi anni. Il primo, il capolavoro di arte di Marco Ivan Ruppli, che della sua scuola del Centro Aletti, che era la nostra, non nostra dei frati, nostra del mondo, manco solo di San Giovanni, nostra del mondo, chiesa inferiore, con il parallelo fra San Francesco, il fondatore, e Padre Pio. Una cosa importante, perché alcuni predicatori in passato, forse anche oggi, non tocca mai giudicare, e preti e frati hanno mostrificato Padre Pio, riducendolo a una barzelletta mistica. Padre Pio molto di più. La seconda considerazione, questo ho avuto più volte modo recentemente di udirlo dall'arcivescovo, dal direttore Gruppi personalmente: il carisma di Padre Pio comprende l'attenzione a chi soffre, all'ammalato in tutti i modi. Ma questo è il carisma di San Francesco, il quale ha scoperto Dio nel lebbroso, e il noviziato dei primi frati e delle prime monache con Chiara era a pulire le piaghe dei lebbrosi.
Anche Emanuele Brunato ha partecipato di questo carisma, lo si sottolinea. Perché quando c'erano migliaia e migliaia di persone senza fame, senza riparo, senza una giacca, nella Parigi occupata dai nazisti, lui fondò la Boisson Chaude, la bevanda calda. E con i soldi che guadagnava vendendo cioccolato e champagne ai tedeschi, comprava la ciotola di minestra per migliaia di persone. Non è la lebbra in senso letterale, ma c'era la sofferenza, c'era la fame. Andiamo avanti, carissimi, e ringraziamo Dio per questi testimoni che ci ha dato. Certo, Emanuele Brunato, Mariano, no, hai ragione, si fa fatica a vederlo come un santo tradizionale. Ma se andiamo a prendere Lumen Gentium e leggiamo il capitolo sui laici, e leggiamo che il laico deve essere regolatore, ordinatore delle realtà temporali secondo il progetto di Dio, beh, Emanuele Brunato è stato su questo cammino, con la sua attività economica, con la Boisson Chaude, con le mille cose che ha fatto. E l'ultima considerazione. Caterina da Siena, analfabeta, ha scritto trattati di mistica straordinari. No, ci sono altri casi del genere nella storia della Chiesa. Io ho avuto modo di leggere, non è stata ancora pubblicata, è privata, mi auguro che un giorno sia pubblicata, mio caro François. L'autodifesa del 1951 di Emanuele Brunato, ingiustamente accusato di collaborazionismo con i nazisti. E in due giorni in carcere scrive una memoria difensiva degna di Francesco Carnelutti, una cosa straordinaria. Ma come fa? Era intelligente di suo, e anche molto, ma lo Spirito Santo illumina i suoi servi e i suoi figli. E in un ristorantino di Montparnasse, vicino al nostro convento, ho avuto il piacere di essere invitato da François Brunato con un amico presente, un amico ebreo, di religione ebrea, il quale ha parlato della sua mamma, e di come Emanuele avesse salvato non dei lebbrosi dalla lebbra, ma tanta gente che doveva arrivare ad Auschwitz o a Dachau, a Birkenau, li ha salvati dalla deportazione. Forse non era santo, ma io amo i non santi come Emanuele Brunato. Grazie. Grazie a Antonio Belpiede, come sempre illuminanti i suoi interventi. Prima di chiamare qui sul palco François, che si, come dire, sarà aiutato nell'interpretazione dal professor Gorgoglione, che ringrazio, vi dico che alla giornata di quest'oggi manda i suoi saluti anche il Monsignor Michele Castoro, nostro arcivescovo e presidente della Casa Sollievo, il quale si scusa per non essere intervenuti, ma impegni pregressi hanno impedito la sua partecipazione. Comunque saluta vivamente tutta la famiglia Brunato, quindi invito François, il professor Gorgoglione, a salire qui sul palco. Sì, ci vediamo. Coraggio. In italiano. Sì. Io puoi parlare? Ok. Non in... François! Ah, grazie. Ma non in italiano, scusi. Un po' e un po'. Un po'. Grazie a tutti. Grazie a te. Révérend Père, Monsieur le Maire, Docteur Croupy, Mesdames et Messieurs.